dottor Letta, signori, sua eccellenza prefetto Giurato, autorità civili e militari, consiglieri regionali, a nome mio personale, finché a loro modo di rappresentare anche tutti gli abruzzesi, anche nel loro conto, desidero porgere il saluto più cordiale, più affettuoso, più sentito, oltre che il benvenuto nella sua terra al dottor Gianni Letta. Penso di interpretare anche con quello che dirò tutti coloro che oggi hanno atteso con affetto e con interesse questa cerimonia. Tutti noi siamo onorati della sua presenza e soprattutto siamo orgogliosi che abbia accettato di essere qui con noi e di ricevere questa onorificenza che ci apprestiamo a conferire. Si tratta di un riconoscimento che attribuiamo grande importanza, anche per il suo significato simbolico, e che annualmente tributiamo ad una personalità che si è contraddistinta nei diversi ambiti dell'attività umana, dando lustro con il suo operato a questa legione. Dottor Letta, non c'è ombra di dubbio, lei è un attore protagonista, e che protagonista, della storia recente di questo paese. Come giornalista prima, come direttore di un famoso quotidiano, ma soprattutto come uomo delle istituzioni poi, e ha sempre mantenuto un fortissimo legame con la sua terra, con questo Abruzzo, le cui vicissitudini sono state tante. Ha seguito sempre con attenzione e partecipazione. Questo collegamento con la sua terra, che è stato rafforzato in maniera direi, insomma, forse il più grande legame di quelli che si possono definire indissolubili dal punto di vista non solo dell'interesse, della cura, ma proprio della manifestazione di amore per la sua terra, ce l'ha avuta e nessuno di noi lo potrà mai dimenticare in occasione del cuore, di quell'impegno immane che abbiamo dovuto affrontare e che si riferisce ovviamente al terremoto del 6 aprile del 2009. La sua vicinanza in quell'occasione agli abruzzesi, agli aquilani in particolare, agli abruzzesi tutti, hanno consentito in qualche modo che questa vicenda fosse affrontata nel modo migliore possibile, con tutte le sue difficoltà, con tutte le sue, magari non posso dire, improvvisazioni, perché qui non c'era niente da, non c'era un manuale per come si dovevano affrontare situazioni così difficili e così disastrose. E ha dato la possibilità anche agli aquilani in particolare di reagire a queste immani flagelle con dignità e fierezza, compiendo veri miracoli di rinascita e lottando caparbiamente. Beh, solo come gli abruzzesi, direi, sanno fare, ci dicono che siamo testati. E questo suo interesse, questa sua vicinanza è stata molto utile e soprattutto ha dato questa speranza che avremmo dovuto alimentare sempre di più e che non sempre siamo stati in grado di alimentare, se non grazie molto spesso alla sua intercessione. Abruzzese, quindi, come noi, Gianni Letta, si è fatto garante senza esitare mai nel difficile percorso verso il ritorno alla normalità, affiancando il governo precedente, questo affiancando il governo precedente è ovviamente un understatement britannico, ma di fatto era il governo precedente per quanto riguarda l'Africa, ed anche affiancando quello attuale nei difficili processi decisionali sulla ricostruzione. E noi, rappresentanti delle istituzioni abruzzesi, non possiamo far altro che ringraziarlo sentitamente per la sua dedizione, per il suo impegno, per la sua sensibilità e per il contributo che ha messo a disposizione di questa terra. Per motivi che ho espresso e nella convinzione che il merito sia una categoria etica importante e degna di essere valorizzata, il Consiglio regionale ha deciso di conferirgli la medaglia Abruzzo, riconoscendo all'uomo la rettitudine civile, la sobrietà, l'onestà intellettuale e politica, oltre una grandissima capacità di lavoro. Insomma, le medesime cose, dottor Letta, che noi abbiamo cercato di imitare qui in Abruzzo in questi 3 anni, era l'unico modo per affrontare un momento difficilissimo per la tua e la nostra regione.
regione più indebitata d'Italia, regione più tassata d'Italia, devastata da un terremoto che, insomma, ha determinato quello che avete visto e che stiamo vivendo, una crisi economica e finanziaria che non ha eguali negli ultimi 40, 50 anni, si dice probabilmente una crisi più grave di quella del 1929. E con, seguendo un po' quello che era la tua, insomma, immagine, il tuo modo di seguendolo, cercando di capirlo, di interpretarlo per certi versi, ma soprattutto cercando di imitarlo, abbiamo fatto quello che era necessario che si facesse in questi momenti. Abbiamo cercato di ridurre i costi, di rimettere a posto l'Abruzzo, il tuo Abruzzo, il nostro Abruzzo. Abbiamo, come ha detto anche il nostro Presidente del Consiglio Nazionale Pagano, siamo intervenuti per cercare di rimettere, di riequilibrare i conti, perché senza il conto in equilibrio non si va da nessuna parte. Abbiamo ridotto il numero delle ASL, abbiamo ridotto i vitalizi, abbiamo eliminato i vitalizi, abbiamo ridotto le indennità, abbiamo eliminato le comunità montane sul livello del mare, abbiamo soppresso agenzie regionali e società che producevano molte pesanti perdite, abbiamo ridotto i consorsi fini, abbiamo ridotto le ASL, le IPA, gli enti d'ambito. Oggi abbiamo un debito che pubblico abruzzese che è inferiore del 25% di quello che era esistente nel 2008. Siamo tra le quattro regioni italiane che hanno equilibrio di conti sanitari e ci apprestiamo a chiedere al governo la possibilità di ridurre le tasse. Io auspico che, visto il contesto nel quale noi siamo, il contesto italiano e europeo, che le scelte che dovranno fare, che farà il governo attuale, che farà il governo su che arriverà dopo le elezioni, non vanifichi il percorso che è stato fatto a livello, diciamo, nostro, perché altrimenti si vanificano tutti gli sforzi di risanamento che sono stati posti in essere. Per i motivi che ho espresso, e nella convinzione ancora che il tuo apporto, il tuo riferimento sia essenziale per tutti gli uomini politici abruzzesi e per la classe dirigente abruzzese, non mi resta in qualche maniera che concludere con gli auguri più vivi per il suo futuro, per il tuo futuro, che non mancherà certamente di vederti ancora protagonista nella scena politica e sociale della nostra nazione. Però, prima di farlo, vorrei segnalare due o tre aneddoti, uscendo un po' dalla questione, che possono in qualche maniera dare l'idea di quello che significa l'uomo Gianni Letta. E mi riferisco all'attenzione straordinaria che c'è stata nei confronti dell'Università Aquilana. Mi riferisco alla questione relativa alla trasformazione del contributo, quindi parlo all'Aquila, che capiscono tutti, dal contributo a indennizzo della partecipazione, diciamo, dell'intervento statale in favore di coloro che erano stati danneggiati, che hanno visto il loro patrimonio danneggiato dal terremoto. Questa è stata una cosa importante, essenziale, che ovviamente ha permesso alla comunità aquilana di far sì che la ricostruzione fosse una questione aquilana abruzzese. E poi la riduzione al 40% del carico fiscale. Questa la devo ricordare, perché questo è accaduto in un momento difficilissimo per il governo precedente. Crisi finanziaria che portava lo spread a livelli altissimi, difficoltà finanziarie enormi per il nostro paese, crisi di governo, e in quel momento Gianni Letta, e solo Gianni Letta ci sarebbe potuto riuscire, in tutto il panorama politico nazionale, firmò un emendamento. Io non so se ha firmato altri emendamenti nella storia della sua partecipazione istituzionale. Beh, quell'emendamento ha dato la possibilità di inserirsi in un contesto molto difficile, molto particolare, sfruttando ed eliminando anche tutte le interdizioni che c'erano, ma soprattutto facendo pesare quella che è la sua autorevolezza e la sua autorevolezza nei confronti della sua regione. Più volte ha, nell'interlocuzione con il ministro Tremonti, è arrivato anche alle estreme conseguenze, a paventare delle estreme conseguenze, qualora certe risorse fossero state tolte dall'Abruzzo. E quando, con la sua eleganza, mi invitò a ringraziare il ministro Tremonti, che invece era stato una persona che non aveva certamente avallato questa cosa, noi sapevamo che aveva lavorato, non aveva appunto
cancellate le strette conseguenze, il ministro Tremonti, una persona elegante, anch'essa, anche reale, corretta, mi disse, mentre il dottor Letta mi diceva ringrazio il ministro Tremonti per l'indignato che ha fatto questo, ma il dottor Letta, il ministro Tremonti mi disse non ringraziarmi, ringrazia lei, perché se non fosse stato per lui, io mi sono di appello. Un'ultima cosa, non racconto, caro Massimo, i tranzi a cui abbiamo costretto il dottor Letta per cercare di andare a mediare certe situazioni e certe posizioni, ma sappiamo che sul Consiglio dei Ministri passava 3, 4 ore, 5 ore a sentire due persone un po' strane in quel contesto, no? Io direi che una persona strana, però ti concedo che ne ero anche due, dai. Seconda cosa e l'ultimo aneddoto. Si tratta del Consiglio dei Ministri del 28 aprile del 2009. Io non avevo mai partecipato, ma ero sindaco di Teramo, mi trovai 69 giorni dopo dall'elezione del Presidente della Regione ad affrontare questo terremoto e avere quindi relazioni con i massimi vertici nazionali. Avevo solamente fatto qualche giunta comunale e avevo fatto forse una giunta regionale, non so se erano riusciti a farne una, insomma, o due. Bene, partecipai a un Consiglio dei Ministri che si tenne ad Arpi, dove stanziò il governo oltre 10 miliardi di euro per la vicenda. Ma c'erano anche altre questioni all'ordine del giorno in quel Consiglio dei Ministri, che ovviamente vedevano i ministri interessati di discutere e parlare. A un certo punto vidi che non fu presa nessuna decisione. Quindi, mentre il dottor Letta prendeva il fascio di carta e disse: va bene, poi stasera vi faccio sapere. Questa cosa mi ha colpito tremendamente, perché ho visto che tutti riponevano una fiducia enorme, straordinaria nei confronti di una persona, e questa persona era una persona abruzzese. Il Consiglio dei Ministri delegava di fatto le decisioni del Consiglio dei Ministri al dottor Letta. E nella vicenda serie, che fece tantissimo interessato, vi ricorderete una vicenda, la presentazione del programma da parte della Fiat Fabbrica Abruzzo a Palazzo Chigi. E a Palazzo Chigi, in quell'occasione, erano invitati anche i presidenti delle regioni dove insistevano gli stabilimenti produttivi della Fiat. In quell'occasione avevamo la Fiat che illustrava il suo programma e noi eravamo interessati e preoccupati per lo stabilimento della sede, ed era illustrato da Marchionne, come voi sapete, un abruzzese. Il governo era rappresentato da Gianni Letta, un abruzzese. Le parti sociali erano rappresentate da Bonanni, un abruzzese. A un certo punto mi sono chiesto, ma io insomma potrei anche andare a prendere un caffè, non credo che tutto quello che l'ultima cosa che sarà messa a repentaglio, vista dagli attori che partecipavano, sarebbe stato in quel momento. Ma dentro di questi aneddoti io desidero veramente ringraziare con il cuore Gianni Letta. Ha dato a tutti noi la possibilità di affrontare delle difficoltà incredibili, e senza la sua vicinanza, senza la sua, direi, sollecitazione in alcuni casi, e senza la sua capacità di mediare, e aggiungerei anche senza la sua competenza straordinaria e la sua autorevolezza all'interno del sistema di governo e delle istituzioni, questa regione e questa ricostruzione non avrebbe fatto i passi avanti che oggi invece ha fatto. Nessuna medaglia è stata mai meglio, diciamo, conferita. Grazie, dottor Letta. Grazie Presidente Giorgio, soprattutto per la sua testimonianza, e credo che sia l'aspetto più importante. Dulcis.